Buonasera, siamo ancora con Marco Massa per il terzo incontro dedicato alla vita sul mare. Vi ricordo che il dottor Massa è il direttore di Levante News, giornale online, che fa un mucchio di contatti, Marco. Quindi sì, vuol dire che ho la piacevolezza di avere contatti anche. Potrei citare anche dei casi, te ne racconto uno, un po' in tutto il mondo, perché Chiara Dici in Liguria, a Riviera, eccetera, alla fine ha imparato che andando su levantenews.it ha notizie del posto. Certo. Però ti voglio raccontare un piccolo episodio. Noi in periodo 25 aprile abbiamo pubblicato un comunicato di un consigliere regionale, non ti faccio il nome perché siamo sotto elezioni, e c'era scritto in un lager polacco. Dopo due giorni ci è arrivata una diffida della polizia polacca che ci invitava a eliminare la frase, ce ne suggeriva altre, ad esempio una era un lager nazista nella Polonia occupata. E allora io non mi sono stupito che la polizia evidentemente come tanti hanno un segnale per cui tu quando esce il nome Fogola vuoi che ti venga segnalato e lo vedi, quindi probabilmente la polizia polacca, ma mi sono stupito uno che la Polonia ha un settore della polizia che si occupa di queste cose qui, che se ne siano accorti e che in due giorni ci abbiano scritto, mandato una mail con le loro ragioni. Allora io mi sono chiesto se in Thailandia dicono l'Italia mafiosa, se la nostra polizia ha un dipartimento che se ne accorge e gli manda una diffida perché tolga la parola italiana. No, però ne hanno istituito uno che va dietro le fake news, che è la più grossa cazzata di questo mondo, ma di questo è una mia opinione e quindi mi assumo. Raccoglieranno frutti il primo d'aprile. Da questo proprio di sì. Allora, questa sera Marco, nel suo terzo incontro, lo anticipo facendo vedere questa pagina di giornale che tu hai sagacemente ritagliato, l'incontro è dedicato ai violentatori del Bounty. Sì, la storia del Bounty è nota, sono stati girati due film, uno con Marlon Brando che ha avuto un successo enorme, clamoroso. Però è una storia talmente complicata, complessa, che arriva fino ai giorni nostri, e questo articolo si riferisce quasi ai giorni nostri, perché è una storia comunque legata da un filo, e il filo è il sesso. Il Bounty era un veliero che andava a Tahiti, doveva raccogliere degli alberi del pane. Ha incontrato delle burrasche, delle calme di vento, sono arrivati con grosso ritardo a raccogliere questi alberi del pane quando ormai la stagione della raccolta era passata e dovevano aspettare che gli alberi arrivassero a una maturazione, eccetera, per caricarli. Sono stati 5 mesi a Tahiti. Che cosa è successo in questo periodo qui? Che le donne di Tahiti hanno accolto con grande entusiasmo sti marinai, tranne il comandante, che lui faceva vita a bordo, ma gli altri facevano vita a terra, e gli stessi uomini, i tahitiani, accoglievano con favore questi marittimi, forse perché li vedevano, non so, forse avevano le apparenze come degli dei, non so, probabilmente una teoria è che, dato che avevano figli ormai tra parenti, eccetera, gradissero un nuovo seme per rafforzare un pochino la razza. Fatto sta che quando hanno caricato gli alberi del pane dopo 5 mesi che questi marinai si sono imbarcati, allora la disciplina era severa, ma non è che sul Bounty il comandante Blighe fosse più severo dei suoi colleghi. Però a qualcuno hanno cominciato a dire: ma ragazzi, se ce ne torniamo indietro e viviamo lì, noi viviamo come dei signori. Come papi. E così cosa hanno fatto? Una parte dell'equipaggio solo ha praticamente arrestato questo comandante Blighe, lo ha messo con parte dell'equipaggio che non voleva ammutinarsi,
su una scialuppa, gli ha dato due viveri, una bussola, e gli hanno detto va, andavano a casa. Convintissimi tutti che questo comandante, questo avesse capitano, perso la pelle prima o poi. Avesse perso la pelle. Invece lui ha approdato in un'isola dove c'erano delle persone che li hanno aggrediti, ne hanno ucciso una parte, eccetera, ma lui ha continuato la navigazione. Non vorrei, io ho degli appunti, ma mi spiace perché hanno poi le date poca importanza, ma lui dopo 2 anni è approdato sulla terraferma in una nazione normale, civile, ha abbandonato il suo equipaggio in questa scialuppa ed è andato in Inghilterra per denunciare gli ammutinati. Gli ammutinati nel frattempo erano tornati a Tahiti, poi avevano paura, appunto temevano, perché l'Inghilterra era molto severa con chi, certo, si ammutinava, c'era l'impiccagione. Allora, prendendo un po' il ratto delle Sabine, sì, come non, nulla di nuovo sotto il sole, avevano preso queste donne qua di Tahiti e erano andati in un'isola. In un'isola che non era segnata sulle carte, quindi hanno avuto buon gioco perché prima di trovarli è passato moltissimo tempo. Ma in quest'isola qui hanno incominciato anche a, tanto tagliavano tutti gli alberi per fare fuoco, eccetera, quindi dopo poco si sono trovati senza vegetazione perché la tagliavano in maniera selvaggia. Poi sono cominciate delle liti e tra loro si sono quasi tutti uccisi. Chi è rimasto? Una parte sono stati arrestati, perché poi quando il capitano Obliga è arrivato in Inghilterra, che ha denunciato il fatto, sono partiti dei veliri andare a cercare questi ammutinati, li hanno presi in parte e li hanno portati in Inghilterra, dove 3 solo poi in conclusione sono stati impiccati. Una parte sono rimasti nell'isola, e nell'isola è continuata la violenza alle donne, la violenza anche ai bambini, e era un'isola praticamente senza ordine. Io ti dico tutto in poche parole, però questa vicenda qui è durata degli anni, e ancora nel 2000 la giustizia inglese è arrivata nell'isola per punire praticamente i pedofili, ecco, forse anche chi aveva violentato le donne, però soprattutto chi violentava i bambini. Ed era una cosa, comunque una prassi su quest'isola qui. E quindi, voglio dire, non è stato solo l'ammutinamento del Bounty, la vicenda di questi, l'avventura del comandante che riesce a sopravvivere dopo 2 anni di navigazione, tra stenti, tra, certo, difficoltà a nutrirsi, eccetera, eccetera. Però è continuato un modello di vita praticamente pazzesco. E questa storia di queste persone che hanno trovato un'isola dove vivere, poi fa un po' il pandan con l'isola di Tristan da Cunha, dove lì non c'erano né violentatori, però c'erano persone che si rifugiavano su quest'isola qui, e qui magari la racconto un'altra volta perché c'è una storia bellissima, non più di sesso ma d'amore. È vero, vale Tristan da Cunha, un'isola, come Marco ricorderà la prossima volta, popolata quasi esclusivamente da liguri. Sì, c'era la maggior parte, molti. Una parte. Allora, a compendio di quello che ha detto Marco, vorrei ricordare che recentemente il Bounty venne bruciato nel momento in cui tornarono sull'isola per paura che qualcheduno potesse, sì, scorgerlo. E recentemente una spedizione archeologica marina ha rinvenuto i resti del Bounty bruciato, che è stato recuperato. Anche l'incendio del Bounty era stato causa, sì, di liti e di, sì, guerra, sì, certo, tra chi voleva bruciarlo perché per non essere beccati e chi invece lo voleva mantenere. Ma poi è stato ricostruito il Bounty per girare 2 film, hanno girato diversi, e anche il secondo Bounty invece è stato affondato da una tempesta. Fantastico, questo è ciò che si dice, le ragioni della storia. Marco Massa, grazie per il tuo racconto. Buonasera a tutti.